A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Traders Magazine, La cultura si fa finanza. Io sono Luciano Locasso, strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa, oltre 17 anni di operatività sui mercati e questa sera presenterò uno dei nostri autori, un autore di prim'ordine, il dottor Francesco Lamanna. Vogliate perdonarmi se la mia voce vi risulterà alterata, purtroppo ho un po' di influenza dovuta dagli sbalzi di temperatura primaverili. Dottor Francesco Lamanna, autore di Traders Magazine, del servizio Happy Fib, Happy Borsa, Forex, nonché creatore del metodo Veda Forex, un metodo assolutamente innovativo, di cui stasera ne vedremo le specifiche, le caratteristiche. Il dottor Francesco Lamanna è qui con noi, lo vedo presente in linea. Buonasera, Francesco. Buonasera Luciana e buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Allora, Francesco, il tuo metodo Veda Forex, questa sera ci esporrai la tua metodologia. Sono oltre 20 anni che operi con il metodo Veda Forex, meglio, 20 anni da che hai iniziato a creare il metodo, 15 anni di applicazione effettiva sui mercati, con i risultati che vedremo durante questo webinar. Siamo tutto orecchi, Francesco, ti giro il controllo dello schermo e hai tutta la nostra attenzione. Benissimo, grazie mille. Allora, grazie intanto a tutti coloro che hanno voluto essere così gentili, che si sono collegati. Stasera vedremo, presenterò il mio metodo di trading che si chiama appunto Veda Forex, è un marchio registrato a livello europeo ed è un metodo che si basa, essenzialmente sul comportamento umano, sullo sfruttamento della ripetitività del comportamento umano, come vedremo. Quindi è un metodo che ha una effettiva validità sui mercati grazie a questo. E non si basa su indicatori tecnici, su medie mobili, su oscillatori e quant'altro, ma semplicemente, molto semplicemente, solo su quello che è, la ripetitività del comportamento umano. E lo slogan è Veda Forex, tu vincente nel trading, perché effettivamente nel corso di tanti anni in cui io ormai frequento i mercati, ho potuto verificare che non esistono molti metodi vincenti di fare trading e quasi tutti quelli che lo sono, si riconducono proprio a questo, si riconducono proprio al comportamento umano, più che ad altre cose strane. Poi, insomma, c'è chi segue le stelle, c'è un po' di tutto, come sappiamo, in questo mondo del trading. Questo è un metodo semplice, molto semplice, basilare, ma che dà degli ottimi risultati. Sono sempre andato al concreto, insomma, sono una persona che cerca di andare al concreto delle cose. E quindi è un piacere stasera potervi presentare insomma, le caratteristiche di questo metodo. Cominciamo. Io sono una persona che è in questo settore da tanti anni, ahimè, e quindi ormai in tanti mi conoscono già. Ero editor in capo nel sito investing.com, che è il sito di riferimento in questo settore per l'informazione finanziaria. Quindi ho maturato, insomma, una certa esperienza. Stasera faremo proprio un'introduzione al corso di trading tecnico-pratico. Perché tecnico-pratico? Perché appunto andremo a vedere
che questo è un metodo che si basa e si muove sul respiro del mercato, quindi che sa affrontare, come dal titolo che presenta questo metodo stasera, sia i momenti di calma, sia i momenti invece di burrasca che ciclicamente interessano i mercati. Come sappiamo, a momenti di calma, addirittura calma piatta, poi succedono momenti in cui invece la volatilità esplode. Questo fa parte proprio della ciclicità dei comportamenti umani. E quindi noi andremo ad analizzare questo pur non interessandoci, attenzione, dei cicli, che sono una cosa completamente diversa. Molti analisti oggi si occupano dello studio dei cicli, che sono una cosa però diversa da quella che fa il metodo Beta Forex. Il metodo Beta Forex si occupa del comportamento dal micro comportamento al macro comportamento, e quindi segue proprio passo passo quello che il mercato fa, ipotizzandone le successive mosse, perché è proprio questo che noi dobbiamo imparare a fare. Dobbiamo imparare a fare delle ipotesi per i minuti, ore o giorni a venire che ci consentano di impostare delle operazioni profittevoli. Questo è il nostro scopo principale, quello che ci poniamo di fare utilizzando questo metodo. Quindi sappiamo benissimo che fare trading significa applicarsi con grande impegno e dedizione e con tanta disciplina, perché diversamente il mercato ci travolgerà. Quindi noi cerchiamo, tramite una metodologia, di riportare il caos che regna sul mercato costantemente, e apparentemente aggiungo io, in una invece attività regolata da delle regole, appunto, che noi possiamo controllare, che possiamo sfruttare a nostro favore. E questo tutto ovviamente per raggiungere un profitto con delle operazioni di speculazione sui mercati finanziari. Questo è un metodo che funziona ovviamente su tutti gli strumenti, perché tutti gli strumenti sono gestiti e tradati da persone. Quindi i grafici, chi quale più, quale meno, rispondono a delle regole che sono sempre le stesse. Con questo metodo noi andremo a imparare quali sono queste regole e le sfrutteremo a nostro vantaggio. Ovviamente dobbiamo capire che fare trading non è certamente identificarsi come uno dei personaggi di film del genere The Wolf of Wall Street, ma è un'attività molto diversa, un'attività di studio essenzialmente, no? È questo che noi facciamo. Dopo aver codificato un metodo, studiamo i grafici per poter trarre vantaggio da questo studio. E ovviamente dobbiamo porci degli obiettivi che siano credibili e non pensare che con 1.000 euro di capitale possiamo guadagnarne 1.000 al mese e tutti i mesi, perché non è così che funziona. È come una qualsiasi attività commerciale, insomma. Quando noi volessimo aprire un negozio, dobbiamo prima studiare, fare l'esame alla Camera di Commercio, poi metterci dei bei soldini per aprire il negozio, affittare i locali, arredarli, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo porre in atto una serie di comportamenti che ci consentano di poi giungere al risultato, al successo commerciale. Qui è la stessa cosa. Quando si fa trading, non basta aprire una piattaforma, mettere 500, 1000 o 5000 o 10.000 o 100.000 euro su quella piattaforma, aprire un conto di trading per essere in grado poi di affrontare l'attività, ma bisogna prepararsi a fare questa attività. Ci sono regole ben precise, solo se noi le conosciamo, solo se noi le rispettiamo, queste regole saremo in grado di ottenere dei risultati vantaggiosi. Ecco, è come un po' andare a scuola, bisogna prima studiare e poi si possono superare gli esami. Qui è la stessa identica cosa. E quindi incominciamo un po' a vedere quali sono le difficoltà che noi andiamo a incontrare.
Chiediamoci innanzitutto se il nostro comportamento, cominciamo a entrare nel vivo dell'argomento, se il nostro comportamento, dicevo, è in qualche modo influenzabile. Perché? Perché quando ci mettiamo di fronte a dei grafici, ovviamente, noi osserviamo il monitor, osserviamo quello che succede su questi grafici. Ebbene, cominciamo a chiederci se quello che guardiamo, quello che osserviamo, può avere un effetto e può influenzare le nostre decisioni. Tanti non fanno questa considerazione e si buttano subito nell'attività di trading. Invece no, bisogna capire che cosa stiamo facendo per affrontarla nel modo giusto l'esperienza. Ecco allora che, per esempio, i colori, la cromoterapia è una terapia ormai consolidata, conosciuta, sfruttata in molti campi, e i colori sappiamo che ci influenzano. Sappiamo che il verde ha un certo effetto, il rosso ne ha un altro, per esempio. Ecco, quindi dobbiamo capire che anche il modo di visualizzare i grafici è un aspetto da tenere presente perché può avere un'influenza sulla nostra mente e su quello che noi andremo a pensare e le decisioni che andremo a prendere. Spesso ci si comporta in modo istintivo nel trading, invece bisogna fare un passo indietro, bisogna capire che cosa stiamo facendo, partendo dall'osservazione dei colori. I colori dobbiamo essere coscienti che ci influenzano, ma non solo i colori. Anche le forme ci influenzano. Ed è per questo che, ecco, questa slide lo dimostra in modo evidente, esistono, per esempio, per chi ha il piacere del bere, calici di diverse forme, con diverse regole di riempimento, tutte codificate per ottenere, per far gustare al meglio il prodotto e per ottenere, fare la migliore esperienza possibile. Anche questa è una cosa che noi dobbiamo imparare a tenere presente. Quindi abbiamo visto i colori prima e vediamo le forme adesso. E se è vero, come lo è, che i colori e le forme ci influenzano, allora direi che viene spontaneo chiedersi perché visualizziamo i grafici in questo modo, ovvero con colori che cambiano fra barre di up e barre di down, per esempio, e perché con delle forme così particolari, anche la forma ci influenza. Queste che voi vedete, queste lineette che vanno in su e in giù oltre il corpo della candela, si chiamano in inglese shadow, le ombre. Anche queste influenzano le nostre decisioni, a nostra insaputa, che noi vogliamo o no, che noi ce ne rendiamo conto o meno. Queste influenzano le nostre scelte di trading. Quindi questo è il primo punto che dobbiamo annotare. Colori e forme ci influenzano e siamo sicuri che ci influenzino nel modo giusto? Bisogna porsi questa domanda perché molto spesso quanto noi vediamo ci influenza nel modo sbagliato. E questo è il motivo principale per cui molti di noi si pongono la domanda: ma com'è che non ne indovino neppure una? Com'è possibile che io faccia tanti errori? Com'è possibile che quando io mi metto in acquisto il mercato scende e quando mi metto in vendita il mercato sale? Perché succede questo? Anche semplicemente da un punto di vista statistico, su 100 operazioni dovrei indovinarne 50. Io sono sicuro che la maggioranza fra di voi si è posto questa questione, questa domanda, se l'è posta, ma com'è possibile? Questo perché facendo formazione io incontro moltissimi trader e so che questa è una domanda molto frequente. Com'è possibile che io sbagli così tante operazioni? Sembra che ci sia qualcuno dall'altra parte del monitor che guarda quello che faccio per far fare al mercato esattamente l'opposto. Ebbene, dobbiamo capire che non c'è nessuno dall'altra parte che fa questa attività, semplicemente siamo noi stessi che, influenzati in un modo sbagliato, prendiamo decisioni opposte a quelle che dovremmo prendere. Ecco che di conseguenza dobbiamo annotarci il fatto che i grafici vanno, per cominciare proprio come base,
vanno visualizzati in un modo diverso, perché quando vedo verde io penso che il mercato stia salendo e sono invogliato ovviamente a comprare, perché so che se sale e io ho comprato guadagnerò. Così pure quando vedo rosso sono invogliato a vendere. E perché? Perché penso di fare un guadagno vendendo e poi ricomprando a un prezzo più basso, ma molto spesso ciò non accade. Quindi quello che vedo, quello che io osservo sui grafici, è qualche cosa che mi influenza quasi sempre in modo a me sfavorevole. Prendiamo atto di questa cosa. In realtà, quando noi visualizziamo un grafico, dovremmo farlo in questo modo. Dovremmo visualizzarlo in un modo neutrale. Un grafico che, visto così, mi comunica che cosa? Mi comunica esattamente l'andamento del prezzo, perché è questo che noi dobbiamo focalizzare l'attenzione esattamente su questo, sull'andamento del prezzo. In questo modo avremo un giudizio più obiettivo rispetto a quelle che sono i movimenti del mercato. E torniamo indietro, vedete che differenza di impatto c'è fra un grafico di questo genere, dove ci sono candele con delle shadow, con delle ombre e con dei colori, e invece questo grafico, che è molto più neutrale, mi consente di valutare il movimento del prezzo in modo molto più obiettivo. E poi ci sono anche gli insegnamenti scontati, no? Si dice vendete quando ci sono rotture bassiste, ribassiste, e comprate quando ci sono rotture rialziste. Anche operativamente siamo proprio sicuri che sia giusto fare queste scelte? Direi che bisognerebbe rifletterci a lungo, perché non è sempre vero che è giusto fare queste scelte. Può essere vantaggioso in certi momenti, ma normalmente scegliere il momento in cui è vantaggioso diventa abbastanza complicato per un trader, che sia le prime armi, che sia un trader già formato, diciamo così, che opera già da un certo periodo, è comunque una scelta difficile. Quindi abbiamo visto, abbiamo stabilito una prima regola, che è quella della visualizzazione dei grafici. E la visualizzazione dei grafici, ripeto, deve essere il più neutrale possibile. La barra, come quelle che voi vedete qui, invece che la candela, restituisce un movimento, non c'ha corpo, non ha colore. Io le faccio tutte uguali, come vedete, tutte dello stesso colore. Poi possono essere tutte blu, tutte arancio, tutte verdi, del colore che ognuno preferisce, con lo sfondo bianco, con lo sfondo nero, non ha importanza. Io passando molte ore davanti ai grafici, preferisco uno sfondo nero che riposa l'occhio, il bianco spara molto e quindi io adotto un colore insomma riposante come il nero. Questa è la giusta visualizzazione, perché? Perché non sono influenzato, vedo solo quello che fa il prezzo. I metodi di trading ovviamente sono molteplici, o così si pensa. In realtà tutti sono accomunati purtroppo dalle perdite, tutti i metodi di trading. E qui io ho riportato quello che ormai è obbligatorio per legge per i broker, ovvero degli avvisi, delle allerte che i broker devono mettere sotto le loro piattaforme ormai, tutti, per evidenziare a chi si accinge a fare questa attività quali siano le percentuali potenziali di insuccesso di coloro che iniziano a fare questa attività. Questo è stato reso obbligatorio proprio perché è stata un'ecatombe negli anni scorsi di persone che hanno investito i loro sudati risparmi in attività di trading perdendoli miseramente. Quindi attenzione. Qua, come potete leggere, ci sono diverse percentuali, io ne ho presi quattro a caso, ma sono tutti così,
E vediamo che chi perde è nel primo caso il 72,03%, nel secondo il 76,9%, nel terzo il 79% e nell'ultimo caso il 78,58%. Ora, leggendo queste percentuali, ognuno di noi ragionevolmente dovrebbe stare alla larga da questa attività. Perché? Perché se è vero, come è vero, perché lo scrivono e sono obbligati a farlo, il 78-80% perde, santo cielo, io potrò essere pure ottimista nelle mie capacità di fare questa attività, ma devo fare i conti con una realtà piuttosto dura. Ecco perché è così importante farsi una formazione prima di iniziare a svolgere questa attività. Iscriversi a un corso di trading vuol dire investire a proprio vantaggio i soldi, vuol dire rendersi conto di quello che si fa prima di iniziare ad accumulare delle perdite, perché poi, quando si è cominciato e le perdite sono state fatte, recuperarle è molto più difficile. Quindi la formazione è di basilare importanza, come nella scuola, come in tutte le attività che andiamo a svolgere nella vita. Dobbiamo sapere quello che facciamo. Poi bisogna che ci rendiamo anche conto di un'altra cosa. Spesso siamo un po' creduloni quando ci sentiamo raccontare dai broker che ci danno leva 100 a 1, 200 a 1, cosa vuol dire? Vuol dire che ci stanno prestando, quando noi operiamo, i soldi per 200 o 300 volte il nostro capitale. Trading in leva, la leva finanziaria, in questo consiste. Nel poter con 1.000 euro, per esempio, fare operazioni che sono di 100.000, 200.000, 300.000 euro, a seconda della leva concessa dal broker. Perché? Perché dobbiamo chiederci, un broker è così, diciamo, benevolo nei nostri confronti, è così ben disposto verso di noi. Sapendo che lo fa per metterci in grado di guadagnare dei soldi. Ecco, dobbiamo ragionare su questo e smetterla di credere alle storielle. Secondo voi c'è qualcuno che ci può prestare 100 volte i nostri soldi per farci guadagnare e accontentandosi di un misero spread di pochi punti? Insomma, è piuttosto difficile da credere se siamo onesti con noi stessi, mentre invece noi ci crediamo subito, ce ne convinciamo subito. Ah sì, questo broker mi dà leva 100 per permettermi di guadagnare. No, questo broker in realtà ti dà leva 100 perché sa benissimo che i tuoi soldi tu li perderai. Ecco, e lo fa per quello, essendo market maker, cosa vuol dire? Essendo la tua controparte nel trading, vuol dire che quello che tu perdi, lui guadagna. E quando tu guadagni, lui perde e te li paga lui. Quindi, secondo voi, un broker perché è disposto a dare 100 volte, 200 volte, 300 volte a prestarci queste cifre per fare trading? Perché vuole farci guadagnare? Perché è ben disposto nei nostri confronti, non ci conosce neppure, non sa che neppure chi siamo? A lui che interessa è che noi apriamo il conto, perché purtroppo la statistica dice che in 90 giorni noi quei soldi li perderemo se non avremo fatto una preparazione. E siccome il 90% dei trader non si prepara a quello che va a fare, purtroppo quella è la statistica. Quindi anche la creduloneria, dobbiamo metterci una mano sulla coscienza. Noi siamo disposti a credere che c'è qualcuno che ci presta 100 volte i nostri soldi per farci guadagnare. Provate ad andare in banca a chiederli. Provate ad andare in banca e dire: senti, direttore, io deposito 1.000 euro, me ne presti 100.000 e poi sentirete cosa vi risponde. Se non vi fa una pernacchia, poco ci manca. Perché? Perché non è ragionevole, ovviamente, che nessuno è disposto a fare un'attività di questo genere per un misero spread. La verità è che tutti i broker sono market maker, quindi vuol dire che fanno loro il desk, voi state tradando contro il loro desk. E siccome è un'attività economica fare il broker,
piuttosto redditizia, tra l'altro, è chiaro che il broker ha il coltello dalla parte del manico, come si suol dire. Vede i vostri stop, vede tutto. Voi giocate a carte scoperte quando fate trading. È come giocare a poker a carte scoperte. Fate vedere dove siete disposti a uscire dal mercato, in perdita dove vorreste arrivare con il vostro guadagno. Quando mettete un take profit, lui lo vede. Quando mettete uno stop loss, lui lo vede. E quindi è chiaro che è difficile riuscire a vincere in un gioco del genere. È difficile soprattutto se ci lasciamo influenzare da colori e forme e se siamo creduloni e crediamo che sia così ben disposto a prestarci 100 o 200 o 300 volte i nostri soldi per farci guadagnare. Quindi cominciamo a sfatare un po' di miti. Se vogliamo fare trading, facciamolo seriamente. Facciamoci una preparazione, vediamo quali sono le regole che governano il mercato e poi, sapendo che fare trading è un'attività complicata, possiamo affrontare il mercato non prima. Quindi questo webinar cosa vuol farvi capire? Che in realtà ciò che investite in un corso di trading sono soldi che vi torneranno 100 volte veramente, perché eviterete di fare tutte quelle perdite sciocche fatte di istinto che si accumulano continuamente grazie al fatto che non avete le basi per fare questa attività. Fatevi le basi, questo è importantissimo. Non è possibile affrontare questa attività in modo così autonomo, senza avere una formazione, senza capire di che cosa stiamo parlando. Le regole nel trading ci sono, vi posso garantire che ci sono. L'importante è sapere quali, l'importante è conoscerle e applicarle nel modo corretto. A quel punto potrete avere effettivamente delle ottime opportunità, ma dovete prima fare questi passaggi, altrimenti rischiate di imbarcarvi in una impresa che è perdente fin dall'inizio. E questa slide ritorna sul discorso di prima: non dovete essere creduloni, provate ad andare alla vostra banca e fare la proposta che un broker accetta senza neppure conoscervi, senza neppure sapere chi siete, semplicemente per il fatto che voi avete aperto un conto. Il broker è disposto a concedervi un prestito che è 100, 200, 300 volte il vostro capitale. Questa è creduloneria. Bisogna incominciare a capire che è così. Anche se forse diciamo, questo sfata un mito ed è brutto, però è la realtà. E allora è molto meglio essere non creduloni, ma essere informati per fare questa attività. Quindi risulta, da quello che ci siamo detti, risulta evidente che il nostro approccio a questa attività, al trading, è fondamentalmente errato per più di una ragione. Il concetto che molti di noi hanno all'inizio di trading è come quello della scommessa, del gioco d'azzardo. E infatti si dice giocare in borsa, non a caso si dice giocare in borsa, perché una volta veniva fatto solo da chi poteva permetterselo. Oggi è diventata una attività di massa, è stata aperta al grande pubblico. Per quale motivo? Perché c'era bisogno di fornitori di liquidità. Questa è la verità. Io ho lavorato per dei broker e quindi conosco cosa sta dall'altra parte. So quali sono le attività che vengono svolte, il marketing che viene portato avanti, le promesse di facili guadagni. È tutta un'attività di tipo commerciale che oggi, grazie alla MiFID in Europa, è stata calmierata, è stata contenuta. Non a caso quegli esempi di prima sugli avvisi di potenziale perdita. Noi qua in Europa abbiamo dei regolamenti che cautelano in parte, diciamo, il pubblico, chi vuole provare a fare questa attività. In altre zone del mondo c'è la libertà assoluta di aprire, fare, e quindi purtroppo il marketing è diventato padrone e svolge azioni che sono al limite della legalità.
e non lasciatevi convincere da chi vi telefona a casa dicendovi: guarda che io se apri il conto ti metto a disposizione un esperto che ti farà guadagnare tutti i mesi almeno il 50% di quelle che sono tutte storie. Sono tutte storie alle quali non dovete credere. Se volete fare l'attività di trading, fatevi una formazione, siate indipendenti da tutto e da tutti. Una volta che avete la vostra formazione, siete autonomi, potete decidere voi, ma dovete arrivare lì prima. Se vi buttate è facile che abbiate dei risultati assolutamente negativi. Quindi mi raccomando, convinzione che ci si possa arricchire facilmente e velocemente. Anche questa è una cosa che è molto bella da credere, è molto piacevole. Io sono con voi, anche a me all'inizio era una motivazione importante. Però poi la realtà è tutt'altra cosa. Questa è un'attività che si può svolgere solo se si ha conoscenza alle spalle. Diversamente diventa veramente un terno al lotto. E l'attività di trading non deve essere quello. L'attività di trading deve essere assolutamente fredda, ragionata. Le operazioni devono essere pianificate secondo uno schema che sia preciso, che sia verificato negli anni e non nelle ultime settimane, perché è anche questo, da qui il titolo, La quiete e la tempesta. Perché quando io faccio 10 operazioni che mi vanno bene, sono convinto di saper fare trading. In realtà è molto probabile che quelle 10 operazioni mi siano andate bene perché ho imbroccato un periodo positivo. Sono entrato nel verso giusto e tutte le operazioni che faccio mi vanno bene. Soprattutto se le faccio in conti demo, in cui la componente psicologica non è di primaria importanza. Quando poi invece passo ai conti reali, dove i soldi sono reali, ecco che le cose cambiano drasticamente e dai guadagni si passa alle perdite, perché l'approccio psicologico è fondamentalmente diverso. Quindi, se ho un metodo obiettivo, continuerò a utilizzare quello e continuerò a guadagnare. Se viceversa le avrò fatte, come si suol dire, tra parentesi, a naso le operazioni, e non so perché ho guadagnato, ma ho guadagnato comunque, in quel caso sarà facile che io non solo perda quello che avevo guadagnato, ma poi perda anche i soldi che ho depositato miei. Quindi ritorno al punto al focus principale, che è quello della formazione. Quindi iniziare a comprendere tutte queste cose come primo passo è di vitale importanza, è assolutamente vitale capire che le cose funzionano in questo modo e stanno in questo modo. Perché veda Forex a questo punto, giustamente molti di voi chiederanno cosa c'ha di diverso, perché è un metodo che funziona rispetto a tanti altri che invece non, o funzionano solo in determinati periodi o addirittura non funzionano proprio. Perché, come ho detto fin dall'inizio, il metodo Veda Forex non si basa su indicatori tecnici, ma si basa sullo sfruttamento del comportamento, della ripetitività del comportamento umano. Noi sappiamo benissimo che per natura l'essere umano è portato a ripetere i gesti. Noi abbiamo organizzato la nostra giornata, organizziamo la nostra vita in base alla ripetitività, che per noi è fonte di conferma, è fonte di sicurezza. La ripetitività è quello che ci consente di affrontare molti imprevisti con comportamenti già codificati. Quindi noi siamo esseri che si comportano in modo ripetitivo, che ci piaccia o non ci piaccia, che ce ne rendiamo conto o meno, noi siamo, il nostro comportamento è questo. Ripetiamo le stesse cose continuamente. Anche in finanza, aggiungo, anche in finanza le masse, perché qui parliamo delle masse, non parliamo più del singolo. Il trading è la rappresentazione del comportamento umano e quindi anche in finanza, anche sui grafici, noi possiamo verificare questo principio.
E il metodo VedaForex si fonda proprio su questo. Ecco perché funziona. Io le prime cose che faccio quando faccio le lezioni a nuovi studenti è quella di portarli su grafici di 30 anni fa e lì far vedere come funziona il metodo VedaForex, non come ha funzionato ieri o la settimana scorsa, ma 30 anni fa, 40 anni fa. Funziona oggi come funzionava allora, nello stesso identico modo. E questa è la prima cosa che fa sgranare gli occhi. Ma perché è così? È così semplicemente perché l'essere umano è ancora quello. Fondamentalmente non è cambiato. Saremo più moderni. Avremo preferenze diverse dal punto di vista dei gusti, delle scelte, ma il nostro comportamento di base è rimasto lo stesso. E siccome il trading è fatto dagli esseri umani, ecco che questo ci crea un grande vantaggio. Se noi impariamo a sfruttare questo, abbiamo nelle nostre mani un vantaggio enorme ed è quello che fa la differenza fra iniziare a guadagnare o iniziare a perdere. Questa è veramente la differenza sostanziale che il metodo VedaForex ha rispetto a tutti gli altri metodi. In questo metodo, che è veramente molto semplice, e che quindi non richiede alcuna preparazione specifica, perché alcuni mi chiedono: ma sì, ok, va bene, tu fai trading da 20 anni, 25 anni, è chiaro che per te le cose sono assodate, ma se ci provo io, che fino a ieri ho fatto un'altra cosa, mi garantisci che io potrò imparare? E io rispondo sempre: certo che te lo garantisco. Perché? Perché te lo insegno, ti faccio vedere come funzionano le cose e quindi tu saprai farlo. Certamente ti occorrerà del tempo ed ecco perché io non parlo mai di corso di trading, ma di percorso. Il trading, quando qualcuno decide di diventare trader, è un percorso, non può essere un corso di 2 o 3 lezioni. Non servono a nulla. Perché? Perché non rimane nulla all'interno di un trader dopo 2 o 3 lezioni. Ci vuole un percorso che lo accompagni nel tempo e che gli dimostri continuamente qual è il funzionamento del metodo. Poi certamente imparerà a riconoscerlo da solo, ma non è una cosa immediata. E anche se è semplice, non è una cosa immediata. A me piace dire la spilla da balia è un attrezzo veramente molto semplice, ma bisognava inventarla. Era semplice dopo che è stata inventata, non prima. E quindi, se qualcuno ti fa vedere come funzionano le cose, è di semplice applicazione. Diversamente, è molto complicato vederle da solo. Quindi, la parte teorica, che pure è di grande importanza, perché quello che io sto dicendo poi deve essere riscontrato nella realtà, ovviamente. La parte teorica che sta alla base del metodo riveste un aspetto pratico abbastanza limitato. È come dire, io ti do un indicatore, un CCI, un MACD, un qualsiasi oscillatore, e tu te lo metto a disposizione in piattaforma e ti dico che funziona, che può andar bene. Poi però, se non ti spiego nel dettaglio e non te lo faccio vedere per diversi giorni come sfruttarlo e non te lo spiego nel dettaglio, tu lo potrai intuire, lo potrai anche usare bene qualche volta, ma non sarai mai padrone di come si usa quell'indicatore. Non sarà mai parte del tuo arsenale vero di trading. Il percorso invece è quello che ti accompagna e ti fa vedere non solo l'indicatore, ma poi ti insegna ad applicarlo e a sfruttarlo soprattutto. Quindi il VedaForex è un percorso, è una cosa che inizia con 3 serate, ma poi prosegue nel tempo. Ancora tutte le settimane ci si incontra con i corsisti
si fa un meeting alla fine della settimana, a chiusura di mercati il venerdì sera, perché ognuno possa proporre le proprie questioni, le proprie osservazioni, faccia le sue domande. Francesco, perché qui ho visto questa cosa e invece non è andata così? Perché ognuno pone le sue domande e tutte le settimane si affronta insieme un percorso che fa maturare nel tempo. È veramente, credetemi, l'unico modo per farsi una formazione seria, per farsi una formazione duratura che vi rende autonomi e non che vi illude di essere diventati trader nel giro di una settimana, perché questa è una bugia. Fare trading vuol dire applicarsi per qualche mese, imparare, frequentare il trading, studiare i grafici, chiedere perché su questo grafico è così, perché su quello è cos'ha, perché è successa questa cosa, e solo quando si hanno le spiegazioni vere di questo si può cominciare a capire. Prima è tutta fantasia. Io sono una persona molto pratica, venendo da tanti anni di lavoro in questo settore. Sono una persona molto pratica e quindi vado al sodo delle cose. Mi piace insegnare come ci si comporta in realtà. Quindi la parte teorica è importante per farvi capire dove nasce, come nasce, su quali basi nasce il metodo, ma poi è la verifica sul campo che conta. Perché è lì che poi voi dovrete andare a operare da soli sul campo. E quindi dovete essere pronti a fare questo e non semplicemente a conoscere alcune regolette e basta. Ecco perché, ripeto, questo non è un corso, ma è un percorso che si apre. Ed è importante che sia così. È veramente la cosa vincente, perché non siete abbandonati dopo qualche giorno a voi stessi. Vediamo adesso un'altra cosa interessante, che è questa. Perché bisogna capire da che cosa nasce, no? Un metodo. E molto spesso si pensa che non sia difficile interpretare un grafico, perché bastano, come vediamo in questo esempio, su questo grafico, bastano tre medie mobili per rendersi conto. Qui, vedendole così, per rendersi conto che sta succedendo una certa cosa, che io posso sfruttare per esempio un rally, sta partendo un rally, quindi io posso comprare perché così il mio prezzo sale, io guadagnerò e chiuderò quando, avendo comprato a 1,10, sarò a 1,12 e quindi guadagnerò la differenza. E in realtà anche il metodo Eda Forex è partito dallo studio delle medie mobili e io ve le faccio vedere per un semplice motivo, perché questo è un mito da sfatare. Le medie mobili sono sempre in ritardo rispetto a quello che il mercato sta facendo e non possono che essere in ritardo, perché la media mobile è una rappresentazione grafica di un comportamento matematico. E allora, se è vero che è così, la media mobile che si basa sui valori medi di un certo numero di barre, per esempio, o di candele, per esempio una media mobile a 20 periodi, vuol dire che vengono prese in considerazione le ultime 20 candele o 20 barre, che poi siano barre da un minuto, da un'ora, da un giorno, non cambia nulla. La media è sulla media di quelle 20 barre. Le medie mobili purtroppo sono sempre in ritardo rispetto a quello che io dovrei fare sul mercato. Me lo fanno vedere dopo che è successo. Perché? Perché appunto prendono i valori del passato. Io in realtà, quando faccio trading, ho bisogno di ipotizzare quello che avverrà nell'immediato futuro e non quello che c'è nel passato. Quello che c'è nel passato lo vedo senza bisogno di una media mobile. Se mi affido per le mie decisioni a un indicatore grafico come la media mobile, io rinuncio a fare il mio lavoro, perché mi affido a una media mobile, a un disegnino. In realtà non deve essere così, devo essere io che capisco quello che sto facendo, con la mia analisi.
Quindi la media mobile, ripeto, è un bello strumento che mi fa vedere quello che è già successo, ma non che mi permette di ipotizzare con grande probabilità quello che succederà subito dopo. E negli anni io ho condotto innumerevoli tentativi, ho passato 3 anni per l'esattezza a scrivere e provare combinazioni di medie mobili per giungere proprio alla conclusione inevitabile che le medie mobili funzionano molto relativamente. È comprovato, si può vedere in mille occasioni. Le medie mobili ovviamente si plottano sui grafici sempre in ritardo rispetto al movimento del prezzo, perché fanno vedere quello che è già successo e non quello che succederà. Però esiste, io ho trovato nella mia ricerca, che ripeto è durata 3 anni, non 3 settimane, 3 anni, ho trovato una composizione di due medie mobili particolari che restituiscono un setup che è praticamente perfetto, e quello è il santo graal del trading. No, sarebbe il santo graal del trading. Io utilizzando queste due mobili, adesso ve le vediamo plottate su un grafico, eccole qui, e se volete fatevi uno screenshot perché queste due medie mobili sono fantastiche. Vendono tutti i massimi e comprano tutti i minimi. Qual è la regola? La regola è che all'incrocio di queste medie mobili, vedete che ce n'è una rossa e una verde. All'incrocio, quando una supera in altezza l'altra, si pone al di sopra dell'altra, comanda. Quindi, quando la media mobile rossa supera al rialzo quella verde, c'è una vendita, mentre quando supera al ribasso quella verde, c'è un acquisto, quindi comanda quella verde che è più alta. Ebbene, date un'occhiata con attenzione a questo grafico e scoprirete una cosa, ne scoprirete più di una. Scoprirete innanzitutto che sono praticamente perfette, non sbagliano un colpo. Si vende sempre il massimo e si compra sempre il minimo. E questa è la prima delle cose che potete vedere. La seconda è un'altra che smitizza. Che diciamo abbatte un altro mito. Si suol dire non si prende mai al volo un coltello che cade. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il mercato sta scendendo, io non dovrò mai comprare perché sta scendendo. E mentre il coltello cade, io non devo prenderlo al volo perché rischio di ferirmi. Ebbene, vi chiedo dove sono le frecce verdi che indicano gli acquisti. Se voi date un'occhiata, le frecce verdi sono tutte nei down, proprio mentre il coltello cade. Mentre le vendite sono tutte in alto. Quindi anche questo è un mito da sfatare. Gli acquisti si fanno esattamente sulle discese. È come se si fanno sulle discese. Questo è un metodo che funziona. Non, no, sta scendendo, non compro, perché stai che sta scendendo. Guardate qui se è vero quello che il mito afferma. È esattamente l'opposto. Qui gli acquisti sono fatti tutti sulle discese e mai sulle salite, solo sulle discese. Quindi vedete che un metodo esiste. Bisogna semplicemente capire qual è, farselo spiegare, tutto qua. E bisogna farlo, ripeto, prima di andare a combattere, prima di andare in guerra bisogna armarsi, non quando si è sul campo di battaglia. Quando si è sul campo di battaglia siamo già in ritardo per cercare un'arma e molto probabilmente rimarremo vittime di questa scelta. Quindi farsi e prepararsi prima di andare in guerra, prima di andare a fare trading sui mercati, perché lì ci mettiamo i soldi veri, quelli che ci sono costati tanta fatica a guadagnare. Lì bisogna quindi essere ben preparati, ben coscienti di quello che stiamo facendo, non invogliati dalla pubblicità o convinti che o influenzati dai colori o dalle forme. Bisogna andarci armati e ben armati e consapevoli di quello che stiamo facendo.
Francesco, Ovviamente, dimmi. perdonami se ti interrompo. Innanzitutto ci sono delle domande, vorrei però fare un riepilogo di quanto detto finora e mostrare quelli che sono i servizi che derivano dal metodo Veda Forex. Vi è una domanda in Lascio prendere la particolare. parola. Sì, vi Dimmi. è una domanda in particolare. Molte di esse riguardano aspetti che tratterai a breve, ovvero quali risultati sei riuscito a conseguire, ad ottenere attraverso questo metodo, quali risultati si possono ottenere. Durante però l'esposizione, un partecipante ha colto il fatto che tu dessi garanzia di risultati attraverso il metodo Veda Forex. Il Sì. partecipante si chiede, ma il dottor Lamanna dà garanzia che attraverso il metodo Veda Forex si produrranno profitti? È questo che ha detto? Io do garanzia che il metodo Veda Forex funziona e lo dimostro. Lo dimostro su qualsiasi grafico, non c'è timore di smentita su questo. Ovviamente, siccome ognuno di noi è da solo quando opera, non posso garantire che chiunque lo sappia usare nel modo corretto, perché deve prima impararlo. E sarebbe Certo. come dire, io garantisco che 2 più 2 fa 4, ma se lo faccio fare a un bambino di prima elementare, quello lo sbaglia, perché Certo, certo. non sa esattamente quello che sta facendo. Ed Quindi, ecco perché il tuo è un percorso. certo, è un percorso, è quello che io ho detto da subito, non può essere un corso, non esistono i corsi di trading, non questo, ma nessun corso di trading esiste, ha ragione di esistere. Può esistere solo un percorso, perché è solo quello che ci garantisce la maturazione come trader. Ecco, Diversamente parliamo di nulla. esatto, ecco perché si rende necessario un affiancamento che tu fornisci. Allora, Certo. Francesco, se permetti, mi riprendo il controllo dello schermo così da mostrare Prego. i servizi che derivano dall'applicazione del metodo Veda Forex, il cui autore è il dottor Lamanna. Allora, Happy Fib, presente sul sito attraverso il metodo Veda Forex, un'operatività sul FTSE MIB. L'indice future, mini future o CFD attualmente è in promozione a 597 euro per 12 mesi anziché 797 fino al 21 aprile. Inoltre vi è un altro servizio che è Happy Borsa Forex che ha uno scopo anche didattico, nel senso che attraverso una chat Telegram, correggimi se sbaglio, Francesco. Tu fornisci dei commenti quotidiani, giornalieri, di quella che è l'immagine, di quella che è la tua analisi dei mercati e vi è la possibilità anche di un raffronto, un confronto tra i partecipanti alla chat, molti dei quali sono anche i partecipanti ai tuoi percorsi di alta formazione. Sì, io fornisco dei segnali veri e propri, non solo dei commenti, perché poi Sì. il commento è fine a se stesso. Io se, proprio fornisco dei segnali. Questi sono i servizi accessori, Certo, certo. che io considero come accessori, perché in realtà io, sai, sono amante della formazione. Eh Io, sì. a me piace insegnare, mi piace trasferire questa conoscenza, quella è la mia mission principale. Questi sono tutti servizi accessori, di contorno, diciamo, ecco. Sì, si nota benissimo che questa è la tua mission, tant'è che tutti i partecipanti ai tuoi corsi hanno, diciamo, dimostrato in più occasioni la propria soddisfazione, un'incredibile soddisfazione. Allora, Happy Fib, attualmente in promozione 597, 12 mesi, anziché 797, Happy Borsa Forex, la chat Telegram che ha un costo di 497 euro, 12 mesi, anziché 797. E infine il percorso Veda Forex, di cui tu ci fornirai altre caratteristiche in questa seconda parte del webinar. Inoltre, vi invito a prendere nota di questo numero perché alla fine del nostro webinar ci saranno delle promozioni uniche per quanto concerne i servizi di pesi derivati dal metodo Veda Forex del dottor Lamanna. Allora, Francesco, ti ripasso nuovamente il controllo dello schermo. Ricordo inoltre che vi è la possibilità per coloro che volessero aderire al servizio Happy Fib inviando un SMS o un WhatsApp al numero 320-875-6444 e la possibilità di ottenerlo in promozione a 10 partecipanti attualmente connessi con noi.
e a 5 partecipanti che vedranno la registrazione del webinar. Quindi inviando un WhatsApp o un SMS con scritto OK, Happy FIB o Happy Borsa FIB, vi è la possibilità di ottenere i servizi in promozione. Oppure, qualora voleste maggiori informazioni, vi basterà scrivere a questo numero info. Allora, Francesco, ti assegno nuovamente il controllo dello schermo. Ok, così facciamo il rush finale nel quale do le ultime informazioni, insomma, che sono interessanti Esatto. per chi è e per chi ha partecipato a questo webinar. Ecco, io ho fatto vedere poco fa due medie mobili che sono il santo graal del trading, sarebbero il santo graal. Ovviamente a ognuno di noi piacerebbe poter disporre di un indicatore di questa portata per fare trading, perché basterebbe guardare lì e dire vendo e compro, si è sempre dentro e si è sempre giusti. Queste sono medie mobili vere che io poi posso dimostrare, far vedere su un qualsiasi grafico, non c'è nessun problema. Sono medie mobili disponibili su qualsiasi o quasi qualsiasi piattaforma. Quindi sono reali, non le ho disegnate io a mano, sono proprio medie mobili che ci sono a disposizione di qualsiasi trader. Purtroppo, questo non è possibile perché nonostante noi l'abbiamo visto sul grafico, ve lo faccio rivedere. Eccolo qui. Questa è un'immagine emblematica. Nonostante si veda così, quando io vado alla fine di questo grafico, mi manca il segnale sull'ultima barra. Quindi io posso fare tutte le ipotesi del caso, ma se non ho un metodo, io qui non ci arriverò mai. E però capisco che un metodo c'è, ovviamente, no? Perché lo vedo, eccolo lì. Vuol dire che si può fare, che c'è qualche cosa che funziona, ma devo imparare a farlo per strada diversa, per una strada completamente diversa, dove sono io che faccio l'analisi, imparo come farla nel modo corretto e la applico sui grafici. Non c'è niente di automatizzabile in questo. Ci stanno provando in diversi dei miei alunni che si dilettano di programmazione a scrivere dei codici che simulino questa capacità, ma al momento purtroppo non è stato possibile. Ma ci stanno continuamente provando. Io non sono un programmatore, quindi a me non interessa neppure provarci, non saprei da che parte cominciare, ma c'è chi ci sta lavorando. Ovviamente, come dicevo, questo non è l'indicatore che non è il Veda Forex. Il Veda Forex invece è lo studio, ma è la parte, diciamo, è la radice del metodo Veda Forex. Dopo che sono arrivato a questo, ho estratto per deduzione quello che è il metodo Veda Forex attuale. Ecco la sua radice, la sua genesi ed ecco perché funziona. Perché, ripeto, non ha niente a che vedere con le medie mobili o qualsiasi altro indicatore oscillatore. Quindi, per andare verso la parte conclusiva di questo webinar, e qui cercherò di rispondere anche a quelle che sono le immancabili domande che arrivano. Io le conosco già perché sono già state poste diverse volte, ma invito gli ascoltatori che vogliano porre le loro domande che le facciano adesso perché siamo in fase, diciamo, di conclusione del webinar. Quindi le potete scrivere alla redazione che poi me le passerà, io risponderò in diretta se volete. Successivamente alle medie mobili che abbiamo appena visto, è seguito lo studio dei rettangoli, un altro metodo trend following che produce buoni risultati, che io faccio vedere durante il corso a completamento, no? Ma che non sono neanche quelli poi diciamo, utilizzati nel Veda Forex. Perché il Veda Forex è la sintesi finale di tutta una serie di esperienze, di osservazioni che hanno portato a codificare un metodo molto efficace. Che esperienza serve per utilizzare Veda Forex? Questa è una delle classiche domande. Non serve particolare esperienza perché l'esperienza si fa durante il percorso, si impara durante il percorso, quindi non bisogna essere dei trader fatti, anzi, dirò di più, che è meglio essere dei trader principianti perché non si hanno le influenze negative delle precedenti esperienze. Queste esperienze negative spesso frenano
un trader a cambiare le sue abitudini. E invece in questo caso è necessario cambiarla, perché si comincia a ragionare e a osservare e a considerare i mercati in un modo un po' diverso, in un modo nuovo, sotto una luce diversa. Quanto tempo serve per impararlo? Non esiste una risposta definitiva a questa domanda, perché ognuno di noi ha i suoi tempi, come quando si andava a scuola. C'è chi lo impara subito e c'è chi invece ha bisogno di essere, diciamo, aiutato in più riprese, fino a quando effettivamente non lo fa suo. Ecco perché il percorso, ecco perché i meeting, ecco perché anche i meeting personali, se c'è bisogno. Io sono disponibile 20, non dico 24 ore al giorno, ma 12 ore al giorno, sì, per rispondere a tutte le domande che vengono poste, perché si rimane in contatto diretto una volta fatto il corso, o su Telegram, o su Skype, o via email, ma io sono sempre disponibile, insomma, lo faccio di lavoro, quindi sono sempre qua. Che risultati ci si può ottenere in percentuali di profitto annuo? E anche questa io so che è una domanda costante, continua, perché la cosa che preoccupa di più è proprio questo: ma io quanto posso guadagnare? Ebbene, quanto puoi guadagnare? Nessuno lo può dire fin dall'inizio. Ci sono ovviamente delle medie di guadagno. Quello che io posso dire è che utilizzando una leva 1-1, perché anche questo è molto importante, io posso guadagnare, ma io la prima domanda che faccio è: ma con che leva lavori? Perché più si alza la leva e più, se ci si prende, è facile guadagnare, ma maggiore è il rischio, quindi è più probabile anche prendere delle bastonate e di conseguenza non esiste una risposta assoluta. Quello che io ho fatto è preparare un resoconto di quelli che sono i rendimenti con leva 1-1, 31 e 101. E leva 101 potenziale, perché io non l'ho mai utilizzata, ovviamente, e sconsiglio chiunque dal farlo. Non fatelo, per cortesia, non buttatevi in un baratro. La leva 101 serve a esaurire il proprio conto in un tempo velocissimo, bastano un errore o due per ritrovarsi senza soldi sul conto. Quindi bisogna imparare a fare i trade giusti utilizzando pochi soldi e non utilizzare tanti soldi per fare il trade della vita, che non esiste, tra l'altro. Ti può andare bene una volta, due, tre, e la quarta ci lasci le penne. Quindi la risposta che io posso dare è che la rendita media fra operatività di brevissimo, breve, medio, perché poi anche lì c'è chi fa un certo tipo di operatività, c'è chi invece ne fa un altro, c'è chi vuole fare operatività tutti i giorni, c'è chi invece dice: no, io quando ho fatto un'operazione, anche se dura 2 mesi, a me sta bene, purché mi dia da guadagnare bene. Quindi ci sono tante varianti che non possono essere ricondotte a una risposta unica, ma la rendita media può essere dell'80%, cioè da un inizio di 10, che vediamo qui sul grafico, la linea blu finisce a 18 circa. Ecco, qui quella è la linea che noi dobbiamo osservare con più attenzione. Quindi da 10 a 18 vuol dire che c'è un 80% circa di rendita sull'anno, facendo, utilizzando una leva 1-1 per ogni trade, e quindi operando in modo molto conservativo, perché, ripeto, il trading non è e non deve essere una scommessa, deve essere un'attività ragionata e fatta in base a dei parametri molto precisi. Non si può fare le scommesse contro se stessi e buttare la soldi a caso, bisogna farlo nel modo corretto. Quindi utilizzare leva bassa, quindi, come dico, leva 1-1, e facendo le entrate costanti, fatte bene, si può ottenere un 80% all'anno. Questo è quello che io mi sento di affermare in base a quello che vedo fare dai miei stessi mi dispiace definirli clienti, perché non sono clienti, sono diventati tutti amici, ma
i miei stessi studenti, ecco, la parola giusta è questo. Loro quello che riescono a fare è più o meno quel risultato. Poi c'è chi rischia un po' di più, c'è chi ormai il metodo lo utilizza da più tempo, quindi lo padroneggia meglio, c'è chi invece lo padroneggia un po' meno bene, quindi chiede consiglio e quel consiglio mio è sempre fermati quando non capisci, guardiamolo insieme, ragioniamoci insieme e poi prosegui con l'operatività, però veramente non buttatevi allo sbaraglio, è la cosa peggiore che possiate fare. Io, Luciano, avrei concluso il mio intervento. Se ci Perfetto. sono domande. Allora, innanzitutto, rispetto ai servizi EpiFib, Epi Borsa Forex, potresti dirci due parole rapidissimamente, visto che stiamo sforando? Io intanto mi Eh sì, riprendo il immagino. controllo dello schermo. Allora, Immagino. EpiFib. EpiFib è un servizio con il quale io posto dei commenti un canale vostro e io entro su questo canale e pubblico dei commenti e do dei segnali operativi molto precisi, segnali in cui viene fornito valore di entrata, valore di uscita in guadagno, valore di uscita in perdita e commento, breve commento alla situazione del mercato. Questo è l'EpiFib ed è il servizio più frequentato, vedo. Sì, Poi c'è l'EpiBorsa, mi sembra che si chiami, Happy Borsa dove Forex. invece, ecco, EpiBorsa, dove invece sono solo segnali, essenzialmente vengono dati tramite un canale Telegram vostro, io entro sul canale e pubblico, nessuno può scrivere eccetto me, quindi si trovano solo le indicazioni che sono segnali operativi, anche in questo caso, e commenti quando è il caso di fare commenti. E lì si tratta solo di valute, però. Quindi EpiBorsa è relativo al Forex, mentre EpiFib è relativo all'indice italiano. E ribadisco, sottolineo indice italiano, non future, perché? Perché l'indice è continuativo e quindi l'analisi può essere fatta in continuazione e sempre sugli stessi valori con un grande storico, quindi molto affidabile. Il future subisce degli sbalzi ogni 3 mesi a causa del cambio di contratto che rende vana spesso durante la scadenza mette in difficoltà molte posizioni. Quindi io preferisco dare segnale sull'indice. Poi, siccome l'indice si muove in contemporanea al future e fa gli stessi movimenti, se io dico vendi a questo livello sull'indice e quel momento arriva, la stessa vendita può essere fatta a un valore diverso, ovviamente, sul future. Tutto qua. Ottimo. Potresti dire anche due parole riguardo al percorso Veda Forex Traders Magazine Happy Winner. In che cosa consiste esattamente? Quante giornate? È un percorso, abbiamo detto. Sì, Quindi. è un percorso che si fa la sera in cui tutti si è più liberi, ovviamente. Dura normalmente 3 ore la sera, le prime 3 sere. La prima è di teoria, la seconda è di approfondimento e di inizio della pratica, la terza è quella in cui io incomincio a fare domande ai partecipanti per vedere dove siamo arrivati. Da lì si parte e parte il percorso, quindi le prime 3 sere sono circa, possono essere 9, possono essere 12 ore, non ha importanza, io non mi pongo limiti se non la resistenza di chi è presente, perché spesso quando i concetti poi si accumulano bisogna fermarsi perché altrimenti si va avanti per niente, insomma, si perde solo del tempo. Quindi, se capisco che 3 ore la prima sera sono sufficienti, mi fermo. La seconda sera magari se ne fanno 4 perché già ci sono i primi concetti della prima sera e poi la terza si fa una prima verifica. A seguire ci sono degli incontri settimanali, il venerdì normalmente, che a chiusura del mercato ci si sente su Skype e lì ci sono domande, risposte, consigli, suggerimenti, confronto.
Il trading è soprattutto questo, condivisione e confronto, e quindi è un percorso che poi prosegue fin quando si desidera, fin quando ognuno di noi o ognuno degli iscritti si sente libero di fare operazioni da solo. Tanti ti dirò che dopo, durante il percorso si iscrivono anche ai segnali per avere una conferma Certo. delle loro scelte, delle loro opinioni. Quindi spesso è una cosa che va di concerto, insomma, si fa il corso, si inizia il percorso e alcuni si iscrivono anche ai segnali o al canale Telegram. Perfetto. Allora, tre servizi, Happy Fib, Happy Borsa Forex e il metodo Veda Forex, il percorso di alta formazione del dottor Laman. Per qualsiasi informazione riguardo al percorso o agli altri servizi, potete scrivere, inviare un WhatsApp, un SMS con scritto info al numero 320-875-6444. Vi ricordo inoltre che per i primi 10 partecipanti che invieranno un SMS o un WhatsApp a questo numero, vi è la possibilità di ottenere delle ulteriori promozioni, sia per il servizio Happy Fib, sia per il servizio Happy Borsa Forex, sia per il percorso di alta formazione Happy Winner con il metodo Veda Forex del dottor Laman. Inviate un WhatsApp o un SMS al numero 320-875-6444 con scritto info e sarete richiamati e avrete tutte le specifiche del percorso e dei servizi. Grazie mille, Francesco, gentilissimo, e davvero Grazie a onorati di voi, grazie a avermi. tutti gli ascoltatori. Grazie mille a tutto il pubblico di Trader, sempre attento e attivo. Grazie mille a tutti voi, vi auguro una buona serata. Grazie. Buona serata a tutti.